was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cost of a losing hand there, but for the grace of God, oh, I found heaven on earth. You are my last. La giornata mondiale della gioventù è giunta ieri al culmine con l'incontro con il Papa Benedetto XVI nella spianata dell'ex aeroporto militare di Quattro Vientos, stracolmo di colori, bandiere di tutti i paesi del mondo, con circa 1 milione di giovani arrivati per salutare il pontefice. Insieme a loro c'è anche la delegazione di ragazzi della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, che sono arrivati nel luogo dell'evento sabato pomeriggio alle 3, zaino in spalle e sacco a pelo a portata di mano, per affrontare la notte della veglia con il Santo Padre. E si comincia proprio con questa, alle 21, tutti in rigoroso silenzio per ascoltare le prime parole del Papa, rotte soltanto verso la fine da un temporale che ha costretto gli organizzatori ad anticipare il termine dell'incontro, riapertosi tuttavia la mattina seguente con una mattinata caratterizzata da un sole cocente che ha colmato in parte i disagi della notte precedente. Alle 10 il Pontefice prende la parola per dare il via alla celebrazione eucaristica, vero e proprio momento conclusivo del programma ufficiale della GMG. Nell'omelia della messa, Benedetto XVI si sofferma soprattutto sul commento al Vangelo del giorno, che invita a riflettere sull'identità di Cristo e sulla fede in Lui. Una parola che si collega proprio al tema della GMG, radicati in Cristo, saldi nella fede. Per i giovani aretini, tuttavia, il pellegrinaggio spagnolo proseguirà ancora per alcuni giorni, con una tappa a Barcellona, poi il rientro a casa in nave.